Ragazzi, ben ritornati in un nuovo video con la vostra Vale Mangaka e oggi siamo in un nuovo acquisti anime manga. Scusatemi, sono un po' in ritardo nel fare i video, ma dopo aver passato la giornata intera di domenica al Cartomics è stato abbastanza pesante e abbastanza stancante. Sono tornata a casa che normalmente è cotta di brutto. Ieri dovevo registrare, ma purtroppo dalla stanchezza e dalla troppa fatica, peso che avevo troppo addosso, non sono riuscita a registrare, quindi perdonatemi la lunga attesa. Ma non perdiamo tempo, andiamo subito a vedere gli acquisti. Partendo subito dai vecchi volumi per il nuovo, è uscito questa nuova settimana il 21esimo di Rin, edito dalla Star Comics. Questa è un'altra serie, non avevo mai parlato all'inizio di questa serie qua nuova. Il disegnatore è lo stesso della serie Inuyasha, molti sapranno bene la saga. Chi lo sta leggendo sa già bene la trama di questo racconto, però è molto carino. E non pensavo più che uscisse il nuovo volume, però mi era stata una sorpresa, almeno posso riprenderlo per mano anche questo volume. Altro fumetto, anche questa è un'altra serie che sta andando molto rilento nelle uscite, non proprio spesso, sta andando quasi a pari merito come nelle uscite di One Piece. Sto parlando del 64esimo di Bleach, edito dalla Planet Manga. Anche questo dovrò riprenderlo abbastanza man mano perché è abbastanza lunga come serie. Tra l'altro, nella maggior parte delle pagine dei volumi, di tutti i volumi, hanno solo tutti i combattimenti, quindi c'è pochissimo dialogo, quindi è abbastanza difficile a tenerlo abbastanza a testa e quindi è abbastanza anche lungo. Io purtroppo avevo iniziato anch'io a leggermi Naruto, però è diventato abbastanza pesante per me e non mi andava tanto giù e quindi ho dovuto abbandonarlo e ho dovuto rivenderlo a questo punto. Però Bleach è un'altra serie che è una serie che mi piace, piacerebbe doverla rivendere perché è una gran bella serie, quindi la continuerò e me la rileggerò. Un altro fumetto che anche questo è molto, sta andando come spessore abbastanza lungo, però è molto carino, mi sta piacendo tanto. Sto parlando del settimo volume di Blast of Tempest, edito dalla Star Comics. Come sempre quelli della Star Comics fanno sempre dei buoni numeri, stanno facendo delle belle edizioni anche con il, come sempre, questo ogni volume ha la sua sovracopertina, come notate, come sempre ha la sua sovracopertina. E che dire, è una gran bella serie, mi sta piacendo, sono contenta di avere anche questo nuovo volume e pian piano di leggere anche. Altra serie, un tutt'altro genere, non so se anche questo sia l'ultimo volume o dovrebbe continuare. È uscito il terzo volume di Full Metal Panic Another, edito dalla Planet Manga. È carino, molto divertente, è carina la serie. Avevo visto la serie Full Metal Panic, è tutt'altra storia, diciamo, però il senso è quello, diciamo. Però è molto carina, simpaticissima. Tra l'altro mi riporta in mente i vecchi Full Metal Panic, le vecchie puntate. Non so, forse mi verrà anche la voglia di riprendere anche la serie o di prendermi un nuovo anime, non so, vediamo un po' come va. Altra nuova serie che avevo comprato in vecchi acquisti, pensavo che mi sarebbe piaciuto. Ho preso il secondo volume, non si sa, adesso vediamo un po' come potrebbe buttare, se mi va. Comunque, tra l'altro, costava un po' di meno. Sto parlando del secondo volume di Maoyu, il re dei demoni e l'eroe, edito dalla Planet Manga. Vi dico la verità, non pensavo che mi sarebbe piaciuto, però questo, diciamo, non lo so, devo ancora capirlo per bene. L'ho preso contato, costava poco, quindi l'ho voluto prendere, però diciamo non mi sarei aspettata di vedere, però devo ancora addocchiarlo per bene questa nuova serie, poi vediamo un po' cosa mi dia. Penultimo fumetto dei vecchi volumi, questo credo che siamo quasi alla, da quanto ho capito mi hanno detto alcuni nei vecchi commenti, mi hanno detto che questo sia l'ultimo volume, però da quanto ho capito ci sarà un'altra serie. Sto parlando del quinto volume di As the God Will, edito dalla Star Comics. Non lo so raga, se è vero che ho sentito dire che questo sia l'ultimo volume di questa nuova, di questa serie, è un peccato perché avrei preferito che ci fossero altri volumi, però mi bastano così. E poi da quanto ho capito che ci sarà, uscirà un'altra
un'altra serie sempre di As the God Will. Vediamo, non ne sono ancora certa, però voci, ho letto voci, quindi vediamo. Mi è piaciuta la serie, è molto carina, abbastanza splatter. Non so, beh, l'ho visto in un vecchio post su Facebook, avevo visto che c'era uscito anche il film di As the God Will, tutta giapponese, però fatto in un modo quasi simile al manga. Però non lo so, vediamo un po', leggiamoci quest'ultimo volume. Ultimi acquisti dei vecchi volumi, vi avevo parlato in un vecchio acquisti anime manga che sto leggendo la serie Fate Stay Night, e pian piano sto cercando di recuperare tutti i volumi, perché molti sapranno che la serie Fate Stay Night è conclusa, e pian piano sto cercando di recuperare tutti i volumi fino all'ultimo, cercando di non perdermene nemmeno uno. Ogni volta che faccio un acquisto faccio vedere ogni quattro volumi diversi, e questa volta mi sono comprata numero 9, numero 10, numero 11 e numero 12. Come novità ne ho comprata soltanto una. L'avevo già visto un po' da lontano, però non mi ispirava tantissimo. Ti prende o non ti prende, diciamo, da quanto ho capito. Sto parlando dei primi due volumi di Maria the Virgin Witch. Questa è una serie molto, dicono alcuni, possono, come ripeto, posso piacere o non posso piacere. Edito dalla Star Comics. Non so voi, però pronto a vedere la sfida e vedere se questi volumi che adesso sono usciti mi possono piacere o no. Maria è una strega che vive durante il periodo della guerra dei cent'anni, che vede Francia e Inghilterra combattersi aspramente. Maria però odia la guerra e, per proteggere gli abitanti del suo villaggio, è disposta a dare fondo a tutti i suoi poteri e le sue risorse, anche se questo dovesse significare evocare draghi giganti o mandare il suo succube famiglio a ipotizzare i generali di entrambi gli schieramenti. Ma cosa pensano davvero gli abitanti del villaggio di questi suoi interventi? E cosa accadrebbe se in paradiso si accorgessero delle sue continue interferenze nelle questioni umane? Ok ragazzi, con questo si conclude gli acquisti di questa della settimana. Prima di chiudere il video vi voglio una cosa: ringraziare tantissimo i ragazzi o i gestori della TT, ho dato una loro maglietta e finalmente ce l'ho addosso, finalmente sono contentissima, è bella bella bella, sono molto contenta. Non so se adesso in futuro, quando se usciranno altre magliette così o di un altro genere, o anche le felpe che stanno facendo, troverò un altro disegno molto simile a questo, però mi piace tantissimo e sono contenta di averla acquistata. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e mi piace, anche la mia pagina Facebook che vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao, buona serata!